meno la responsabilità. Vorrei ricordare che l'articolo 1 del primo dei decreti e delle leggi di cui andiamo discutendo, parlo alla 231, norma tuttora vigente in questo Paese e quindi della quale dobbiamo tenere conto perché non è che possiamo parlare a spezzatino, ha inserito uno specifico titolo di reato per l'eventuale inadempimento delle prescrizioni e degli obblighi che nascono dagli atti approvati. E ha espressamente, e vorrei dire in quel caso forse anche in maniera, come devo dire, ultronea, richiamata la piena vigenza delle altre prescrizioni di carattere sanzionatorio. Quindi parliamo non di una generalizzata immunità, ma parliamo di una esenzione di responsabilità dei commissari perché adempiono agli atti Grazie. approvati e formalizzati. Onorevole Bonafede. Grazie Presidente. Non è necessario né commentare né spiegare una legge indegna e vergognosa che fa una cosa molto semplice, cioè stabilire una sfera di impunità totale a favore del commissario e di coloro che sono funzionalmente delegati, senza specificare nemmeno chi essi siano. E qui qualcuno si alza, qualcuno che ha pure la temerarietà di sedere nel Parlamento italiano, perché evidentemente è privo di qualsiasi ABC della legge, si alza e ci spiega che per fortuna non è che il commissario si può alzare, andare a sparare a qualcuno ed essere salvo per questo. No, deve farlo mentre sta facendo il suo lavoro di commissario. Grazie della notizia, ora siamo tutti più tranquilli. Qui, se qualcuno, nell'ambito delle sue responsabilità, trasgredisce la legge, deve essere punito. Voi state specificando che se lo fa invece non è punito né dal punto di vista penale, né dal punto di vista amministrativo, né oggi dal punto di vista civile. Questa è impunità, questo è un atteggiamento mafioso perché legittima la violazione della legge per legge. Grazie. La ringrazio. Chiarelli, prego, onorevole Chiarelli. Sì, Presidente. Presidente, noi di Conservatori e Riformisti gradiremmo ancora una volta che venisse, così come è stato richiesto peraltro anche stamattina da diversi colleghi, il ministro competente di un provvedimento che sinceramente ha delle falle incredibili e che segue altri decreti di cui la stessa titolare del Ministero ne ha fatto parte a pieno titolo. Assistiamo a una discussione generale su chi è pro giustizia, a chi invece sostiene che la politica non è in grado di fare la sua parte. Noi abbiamo assistito nel corso di questi decreti a una rincorsa fatta da questa maggioranza a porre certamente rimedio a quella che era stato un provvedimento della magistratura che nel luglio del 2012 aveva emesso quei provvedimenti, ma dobbiamo anche chiederci perché quei provvedimenti furono emessi. Quei provvedimenti furono emessi per un'assenza totale della politica in quel momento su quel territorio. Oltretutto,